Benvenuti in questo nuovo video dove vi mostro come disegnare una rosa. Iniziamo da un semplice schema. Iniziamo quindi dallo stelo, che non deve essere proprio dritto. Possiamo prima fare una linea guida e poi facciamo lo spessore dello stelo, che non deve essere preciso perché la natura non è proprio precisissima. Facciamo le spine della rosa. Aggiungiamo le foglie, una qui, mettiamo un'altra qui, poi disegneremo un cerchio qui, un'ellisse qui, uniamo queste linee così, inizia già a uscire il bocciolo della rosa. Queste due linee, ora possiamo iniziare a disegnare i dettagli, quindi un petalo, aggiungiamo un altro petalo, ecco qui, qua abbiamo un altro petalo così, qua facciamo un'ellisse, un altro petalo che si intravede di qua, sarebbe questo. Questo possiamo anche allargarlo un po' così, va bene. Poi le foglie della rosa sono anch'esse un po', diciamo, spinose, hanno questo tratto a zig zag, facciamo così, così. Ok, adesso ripassiamo con la linea sopra, quindi andiamo a ripassare qui, ellisse, bocciolo. Vorrei prendere il pennarello più grande, ecco qua, giusto per farvi vedere meglio in camera. Ok, facciamo lo stelo. Questa stessa lezione la trovate anche sul nostro blog. Chi è interessato, sotto al video trovate il link. Vi consiglio di farci un salto. E mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Inoltre, per chi va sul nostro blog, avete la possibilità di scaricare degli ebook gratuitamente iscrivendovi alla nostra newsletter, che è gratuita. E se vi fa piacere potete seguirmi anche su Instagram su astagubaldo.info. Ed ecco la nostra rosa abbozzata. Dovremmo aggiungere un po' di chiaroscuro. Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo breve tutorial. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Se avete qualche richiesta in particolare, fatela pure e cercherò di accontentarvi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!